Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi video particolare perché non avevo mai pensato all'idea di poterlo realizzare. Comunque, come avrete desunto dal titolo, ci concentreremo su provare i prodotti di Yves Rocher. È un brand famosissimo di cui spesso mi chiedete, ma che io in realtà non ho mai provato e ahimè neanche preso in considerazione. Un po' perché nella mia zona non ho mai avuto dei rivenditori fisici e un po' perché, a parte la skincare o comunque qualcosa di bodycare, non ho mai trovato i loro trucchi molto accattivanti. Ma il destino ha voluto che una ragazza che ho conosciuto qui in Piemonte, che saluto, ciao Silvia, fosse rappresentante, insomma, quindi venditrice Yves Rocher, e mi ha gentilmente regalato alcune referenze da provare con voi. Se siete interessati all'acquisto o ad avere insomma delle notizie più approfondite, vi lascio i riferimenti di Silvia giù in info box, come pure il link al sito di Yves Rocher dove potete trovare tutta la filosofia del brand, il listino prezzi e anche l'inci dei prodotti. Mi spiegava Silvia che Yves Rocher è un brand attualmente molto interessato a ridurre l'impatto ambientale e anche all'etica e all'ingredientistica dei cosmetici. Non si tratta di prodotti biologici ovviamente, però se avete un'attenzione particolare appunto all'aspetto ecologico, di sostenibilità e di naturalità degli ingredienti, penso che potrebbe essere un brand che fa al caso vostro. Ho un sacco di prodotti e ho selezionato alcune cose per fare un lookino insieme, quindi una full face, per provare un po' così random tutti i prodotti e farvi sapere che cosa ne penso. Quindi adesso, come al solito, mi zoom un po' e cominciamo subito. Allora, eccoci qua, sono veramente curiosa, non ho provato niente appunto perché volevo farlo con voi e cominciamo subito con il Primer Base Peau Perfect. Perfetto, vero? Perché è femminile. Comunque è un primer illuminante senza alcol e c'è anche scritto che non è comedogenico, quindi mi piace. Ah, che bello, leggermente coloratino. Wow, è illuminante per davvero. Wow, sono piuttosto impressionata. Allora, adesso ho due possibilità per il fondotinta, sono un po' indecisa. Abbiamo due fondotinta, il Super Matte Zero Brilliance, quindi un fondotinta non grasso, mattificante, durata 12 ore. E poi abbiamo il Le Radieux, fondotinta anti-pollution, quindi con proprietà antiossidanti, durata 10 ore. Allora, vediamo un attimo, metterei questo qui sulla parte centrale del viso, che è quella che mi si lucida un po' di più, perché credo che sia un po' chiaro per me. Questo è il beige 200, scusate. Oddio, forse andrà bene. E magari l'altro lo metto sul contorno occhi, almeno li proviamo entrambi. Coprenza abbastanza bassina, direi, non è molto coprente, sembra quasi una BB cream, scompare praticamente nella pelle. Abbiamo adesso quest'altro, che è la colorazione Doré 200. Questo è un pochino più ricco come texture. La coprenza di entrambi mi sembra piuttosto bassa, però le colorazioni mi piacciono molto perché beige dorato effettivamente è un beige dorato. Io trovo spesso un po' di difficoltà nel reperire colorazioni calde o gialline per quanto riguarda, diciamo, i brand non di alta profumeria, ecco. Anche se il colore non è perfetto, però devo dire che mi sembra grazioso. Una seconda passata, indubbiamente la coprenza è più intensa. Non male, molto carino, luminoso ed idratante, però vi devo dire la sincera verità, non è neanche particolarmente grasso, un po' scuro.
Vabbè, me lo aspettavo. Adesso i correttori che mi incuriosiscono tantissimo. Dunque, abbiamo due colorazioni, anche qui molto interessanti. Abbiamo un rose 200 e beige 300. Uno è un po' chiaro, uno è un po' scuro, però magari con questo più scuro provo a correggere l'occhiaia. E l'altro magari lo usiamo per illuminare. Adesso vediamo. Li sto letteralmente aprendo di fronte a voi. Però devo dire che Silvia è stata bravissima nel prendere le colorazioni giuste, non avendomi mai vista di persona. Ok, questo è un bel colorino ricco. Però per correggere l'occhiaia va molto bene per la mia occhiaia. Quindi fantastico perché è bello caldo, sempre un pelo scuro, ma non importa perché tanto poi andiamo a schiarire con l'altro. Anche qui texture piuttosto cremosina, si fonde bene con l'incarnato, non male anche questo. Adesso andiamo un po' a schiarire le zone con il numero 20 che viene definito rose. Sì, in realtà ha una punta di grigio all'interno. Però magari senza esagerare, visto che ci serve un attimo per schiarire questa base un pelino scura, magari ci aiuta. Mi piace molto come questo fondotinta e questo correttore si parlino. Nel senso che mi sembra che la texture sia molto affine. Non sono sicuramente dei correttori extra, extra. Qui non ho sfumato. Non sono certo dei correttori coprentissimi o da una texture super, super levigante. Per un uso quotidiano possono andare più che bene anche su pelle secca. Ovviamente io adesso sono piuttosto unta, ma abbiamo la cipria libera, che è una delle cose che io più amo, e quindi non vedo l'ora di andare a fissare la base e vedere come si comporta, ma non prima di aver provato questo illuminante in stick che si chiama L'Illumineur Rayonnant, quindi illuminante radioso. Ha un leggero sottotono, diciamo, rosatino. Io vi devo essere onesta, l'ho provato sulla mano e non mi ha proprio fatta impazzire. L'altro giorno è stata l'unica cosa che ho sbocciato. Però è anche vero che magari, insomma, utilizzandolo come si deve sulla base. Allora, con la spugna no, cioè mi dà proprio l'impressione che scompaia con la spugna. Vediamo se col dito è meglio. Beh, qualcosina si nota, però. Sti illuminante è un po' fiacchetto. Ed è anche un po' grassoccetto, non lo so. Non si vede praticamente niente, quindi questo bocciatino. Allora, il fondotinta, nonostante sia estremamente radioso, si è parzialmente fissato ed è una cosa che non mi dispiace per niente, cioè è veramente radiosissimo, comunque secondo me è molto a merito del primer e mi piace veramente un sacco, mentre invece il correttore va un po' nelle pieghe, cioè è proprio un prodotto che va fissato anche se avete la pelle secca. E come vi stavo accennando, abbiamo qui la cipria libera nella classica confezione così con i forellini e questa si chiama Poudre Libre Ravissante e il colore è trasparente, quindi ottimo per gli incarnati da chiari a medi. La consistenza è molto setosa, vediamo all'interno cosa abbiamo. Talco, mica, silica, corn starch, quindi dovrebbe essere una cipria molto asciutta, ma anche leggermente riflettente, perché abbiamo il talco e la silica che sono molto molto asciutti e la mica che invece dovrebbe essere leggermente più luminosa. Vado a fare un leggero baking sempre con la mia spugna.
Il colore mi piace perché è un trasparente, ma non è un trasparente di quelli proprio completi, ha una leggera iridescenza rosata. Allora, l'effetto opacizzante è immediato, quindi fissa molto bene e praticamente non si vede. Adesso vado anche un po' sulle zone un po' più critiche. E adesso, andando avanti poi con il trucco, vediamo come si comporta e se soprattutto mi luciderò. Tanto se io mi lucido subito. Quindi il tempo di arrivare agli occhi, e se non mi tiene a bada il sebo lo vediamo subito. Allora, poi adesso abbiamo una terra, che è la numero 1, la Poudre Bronzante Environnante, che tra l'altro, se non ricordo male, profuma di cocco, di monoi, qualcosa del genere. È il numero 1, quindi un colore abbastanza chiaro, speriamo non troppo. Sì, ah, ricorda proprio le creme abbronzanti. Eccola qui, è una terra, sì, ahimè, un po' chiara, però abbastanza freddina, quindi magari per fare un po' di sculpting andrà bene. Su di me è molto naturale, però si vede. Un bel colore, devo dire. E poi andiamo con questo piccolo blushino, guardate quanto è carino, che si chiama Blush Couleur Végétale numero 07. E sì, da quanto mi ricordo è un blush con all'interno estratti vegetali, e questo è un colore leggermente iridescente, vedo. Sì, è un pesca con all'interno delle piccole pagliuzze riflettenti, e la cosa mi fa molto contenta perché, appunto, avendo avuto un piccolo fail con l'illuminante, se questo prodotto ci aiuta a dare un po' di luminosità, sono contenta. La pigmentazione è un po' delicata, però è grazioso, si può stratificare, e anche se non siete amanti dei blush eccessivamente strong, va bene. Ha delle piccole pagliuzze all'interno che mi facevano un po' paura, però sono talmente piccole che sul viso non si notano molto, cioè non abbiamo dei glitter, insomma. Potrebbe essere una buona soluzione per chi ha pelle agee e vuole comunque un tocco di luminosità, di riflettenza, senza però andare con l'illuminante, che magari potrebbe sembrare too much. Questo potrebbe essere un ottimo blush per pelli mature, soprattutto se non avete dimestichezza, perché essendo stratificabile e non troppo pigmentato, insomma, non fate macchia al primo colpo. E con la base abbiamo finito, e devo dire che il risultato non mi dispiace. Sono anche abbastanza stupita, perché non riponevo, se vi devo dire, moltissime speranze. Allora, la cipria sotto l'occhio, dove l'ho messa un po' più strong, ha effettivamente abbastanza levigato, anche se comunque è andata un po' nelle pieghe. Quanto riguarda gli occhi, ho tre prodottini, quindi faremo una cosa molto easy, ovvero una matita waterproof, credo automatica, adesso la vediamo subito, esattamente, poi un mascara e un ombretto che mi piace tantissimo. Se è brillante come sembra nel pen, la cosa si fa interessante. È un bellissimo color bronzo, si chiama Mordoré Scintillant, mamma mia che pronuncia, comunque il numero 96. Swatchiamolo un attimo. Insomma, non è brillante come me lo immaginavo, però una volta che poi lo apriamo è molto molto perfezionante, cioè non è metallico, però riflette la luce in una maniera molto soft, guardate che bello. Adesso sono intrigata, dunque lo vado a mettere con il dito, così vediamo bene l'effetto pieno. Allora, pur essendo molto semplice e non particolarmente metallico, lo trovo molto grazioso perché fa quell'effetto
molto di palpebra perfezionata, ecco. Anche questo potrebbe essere un ottimo prodotto per palpebra agée o secca, perché appunto è luminoso ma non fa quell'effetto troppo metallico e quindi di incartapecorimento. Anche la tonalità è veramente bella perché è un ibrido tra un bronzo, un rame, un oro, un marrone nocciola, molto carino. Riprendo la terra e sfumo leggermente i bordi per dare profondità. Allora, adesso con questa bella matita waterproof andiamo a fare un piccolo eyeliner, perché dovrebbe essere una matita che si fissa. Allora, ecco qua, ho fatto l'altro occhio off camera e devo dire che la matita è molto facile da utilizzare. Tra l'altro ha dietro il temperino, questo qui che si estrae dalla parte posteriore, che vi permette di fare la punta molto sottile e quindi di creare praticamente una sorta di eyeliner. Quindi applicazione facilissima, l'unica cosa che non mi piace è che non è nera, c'ha un colorino che tende un po' al verde. Non si asciuga molto velocemente, quindi vi dà la possibilità di sfumarla bene. Nella rima interna scrive molto bene e lì rimane. Adesso passiamo al mascara, e questo qui si chiama In Towns Metamorphose, sì, ed è molto bello. Il pack è un mascara volumizzante, incurvante e allungante, tutto fa. Scovolo classico, abbastanza cicciotto, è un po' secco. All'interno, se non mi ricordo male, ha anche olio di ricino, è adatto anche ad occhi sensibili, è carino, abbastanza carino, però se vi devo dire che è uno dei mascara più sensazionali degli ultimi tempi, mi sembra abbastanza, cioè, buono ma normale, ecco. Però insomma l'effetto è carino. Certo, lo scovolo è molto grande, quindi se avete gli occhi piccoli fate attenzione perché vi potreste sporcare. Allora, eccoci qui, passiamo adesso alle labbra e voglio provare questa matita automatica rossa, sempre della tipologia di quella degli occhi. Anche questa, rispetto alle aspettative, è leggermente meno satura, rimane comunque un rosso non proprio super squillante, però la scrivenza è buona ed è anche abbastanza morbida, non è sgradevole da indossare. E poi sopra voglio abbinarci questo Le Brillante, che è un matitone glossato colorato, guardate quanto è carino, sempre di questo colore un po' ciliegia, che come potete vedere ravviva molto bene la matita sotto, è anche molto idratante, devo dire, molto grazioso. Poi ho anche degli altri prodotti che Silvia mi ha gentilmente dato per le labbra, ve li volevo mostrare. Abbiamo questo rossetto della linea Rouge Vertige, la colorazione è la 53 ed è un rossetto satinato in questa colorazione, direi pesca salmone, molto ricco, quasi un colore anguria. Tra l'altro bellissimo il bullet, perché ha una forma tutta a punta e ha il logo di Brochet impresso. Nella stessa linea poi abbiamo il colore 30, che è un nude leggermente riflessato, nude molto freddo e con una punta di quasi di cipria all'interno, è bellissimo, è multisfaccettato, probabilmente su di me non sta proprio benissimo perché è appunto un po' freddo, però il colore è molto bello. Vi mostro questo corallo in azione,
In realtà la pigmentazione è molto sheer e trasparente, sembra quasi un burro cacao molto colorato. Poi abbiamo un'altra colorazione Le Brillante che ho indossato adesso ed abbiamo questo rosa antico, Bois de Rose. E poi abbiamo quest'altro prodotto che si presenta come il classico rossetto liquido e si chiama Grand Rouge L'Elisir. In questa colorazione molto bella, la 102, è un rossetto appunto un po' più pieno, questa tonalità rosa carne, bello intenso, un po' cromato, infatti non è un colore che mi starebbe benissimo, dal finish luminoso, ricco, rimpolpante. Quindi alla fine della fiera penso che questo che mi sono messa alla fine è quello che mi sta meglio. La sensazione è molto confortevole, devo dire. Come vi avevo promesso all'inizio, andiamo a vedere se la matita ormai asciugata che ho sbocciato sulla mano viene via. Adesso che si è ben asciugata, allora con la carta normale, ah no, vedete? Beh, un pochino sì, però no, adesso si è asciugata molto meglio di prima e non viene via. Insomma, ha recuperato dei punti. Con la salvietta struccante, beh, bisogna sempre insistere, eh? Quindi no, dai, l'avevamo mal giudicata. In realtà non va via così facilmente come credevo. E quindi una buona matita. Peccato per questa colorazione un po' verdognola, un po' grigietta. Se fosse stata bella nera, bella piena, sarebbe stata una bellissima sorpresa. Eccoci qua ragazzi, allora il video termina qui, come pure questa panoramica, questo test dei prodotti di Yves Rocher. Devo dire che non sono abituatissima ad utilizzare questa tipologia di linee cosmetiche e sono molto contenta di averlo fatto perché sono rimasta piacevolmente stupita, non me l'aspettavo. Non sono sicuramente dei prodotti di una performance esagerata, ecco, sono comunque dei prodotti per un utilizzo quotidiano e tra alti e bassi ho trovato veramente delle chicche. I prodotti che mi sono piaciuti di più tra questi che ho provato c'è sicuramente il primer che mi piace tantissimo, il fondotinta pure devo dire niente male, niente male davvero, come pure la cipria. Blush e terra molto carini, anche se insomma nella norma. Il correttore anche insomma un carino discreto, ho avuto a che fare con dei correttori migliori, ma comunque assolutamente in linea con gli altri prodotti. Mi è piaciuto tantissimo l'ombretto, che adesso che mi sono riguardata anche in video ha una riflettenza meravigliosa, quasi bagnata, mi piace da impazzire. E anche la matita, veramente ottima, peccato per questa cosa della colorazione che non mi ha particolarmente entusiasmato, floppone allucinante invece l'illuminante stick che proprio per me è un no assoluto perché non scrive e perché su di me non si vede, insomma un prodotto un po' deludente, ecco. Quindi fatemi sapere se voi avete mai provato i prodotti di Yves Rocher, se vi piacciono. Vi ricordo che giù nel box vi lascio i riferimenti della persona da contattare nel caso vogliate avere delle informazioni o provare qualche prodotto. E vi ricordo ovviamente che nella gamma Yves Rocher abbiamo anche skincare, body care, hair care, quindi insomma c'è veramente un parterre di prodotti enorme e ho avuto in regalo anche alcune di quelle cose, ma le sto continuando a testare per il momento. E nulla, quindi come al solito aspetto le vostre opinioni giù nel box dei commenti, mi raccomando lasciatemi un bel like se questo video vi è piaciuto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Io vi mando un bacione e vi aspetto la prossima volta. Ciao!